Ciao a tutti, oggi parliamo di cosa mangiare nel pre e nel post workout. Vi ho sempre detto che il cibo è il carburante del nostro corpo, proprio per questo è molto importante che nel pre e nel post workout andiamo a mangiare in maniera corretta. Ricordatevi che questo non è un tutorial preciso per uno sport in particolare, quindi dovrete andare un pochino a valutare in base al vostro sport, in base all'intensità e al numero di volte di sport che fate a settimana, quello che andrete voi ad assumere. Ovviamente l'alimentazione del pre e del post workout dipendono da tre fattori: dal tipo di sport che praticate, quindi se è uno sport di endurance o uno sport un pochino più muscolare, dal tipo di allenamento e dalla durata dell'allenamento. Proprio per questo motivo, quello che vi dirò saranno delle indicazioni abbastanza generiche. Ognuno di voi dovrà essere capace, o da solo o con un esperto, di andare ad adattare al proprio stile di vita. Ma partiamo subito con il pre-workout. Prima domanda, giustissima: si mangia o si va a stomaco vuoto? Beh, la domanda è super. Spesso e volentieri io vado anche a stomaco vuoto, ma soprattutto se mi alleno la mattina, quindi appena mi sveglio, metto le scarpette e vado a correre, allora ci sta andare a stomaco vuoto. Ricordatevi che però dipende molto dal tipo di allenamento che dovete fare. Se sarà un'intensità molto elevata, magari poi vi mancheranno le energie, per cui è importante fare un pasto pre-workout. Quindi dipende anche qui. Però andare a stomaco vuoto non fa male. Quali sono le caratteristiche di un pasto pre-workout? Prima di tutto, da fare almeno 90 o 120 minuti prima del vostro allenamento. Questo perché? Perché dovete dare tempo al vostro organismo di andarlo a digerire, a smaltire, in modo tale che non vi rimanga sullo stomaco una volta che vi andrete ad allenare. Sempre per questa ragione deve anche essere un pasto leggero, quindi un piccolo snack, non fate una buffata pre-workout. Dal punto di vista dei macronutrienti, io vi consiglio di andare a ridurre la quantità di fibre e la quantità di proteine, andando invece ad aumentare i carboidrati e i grassi che saranno proprio quelli che vi serviranno come energia durante il vostro training. Ma vediamo un pochino nel dettaglio quali sono i miei pasti pre-workout preferiti. Prima di tutto c'è il pane con banana e burro d'arachidi. È un pasto, diciamo, molto completo perché avrete i carboidrati del pane, i zuccheri della banana e i grassi del burro d'arachidi. Mi raccomando, il burro d'arachidi deve essere 100% arachidi. Ah, e un buon burro d'arachidi vi fornirà anche una buona dose di proteine, quindi è un pasto davvero completo. Io lo utilizzo spesso prima di fare un lungo di corsa, quindi dai 15 km in su. Ancora delle barrette o delle borse energetiche fatte con dell'avena, per esempio, e anche qua un burro d'arachidi, un burro di mandorle, un burro di anacardi, quello che volete. Ingredienti molto sani, ma che vi danno l'energia necessaria. Una barretta o delle borse energetiche sono perfette, per esempio, per un workout di 45-50 minuti anche a casa con dei circuiti funzionali. Un'ultima idea per un pre-workout perfetto: pane e marmellata. In questo caso può essere fette biscottate e invece della classica marmellata utilizzate la marmellata con i semi di chia. Frullate la frutta, la mischiate ai semi di chia con un pochino di latte vegetale, un pochino di yogurt se volete, lasciate un'ora in ammollo, si viene a formare una marmellata. I semi di chia vi andranno a dare l'energia necessaria proprio per uno sforzo anche un pochino più prolungato. Ma dopo un buon allenamento è molto importante integrare, oppure no? Adesso vi svelo qualche piccola cosa. Ovviamente è importante integrare, ma dipende anche qui dal tipo di allenamento che avete fatto. Chiaramente le proteine sono la base di un post workout, ma anche i carboidrati sono molto importanti. Dipende solo dalla durata dell'allenamento. Se l'allenamento è inferiore ai 30 minuti, avrete bisogno solo della quota proteica. Se è superiore ai 30 minuti, allora in molti casi è meglio andare ad integrare anche con una parte di carboidrati. Ricordatevi però che nel post workout è fondamentale anche bere, soprattutto per chi dovesse fare degli sport di endurance, tipo bicicletta o tipo corsa, perché perdete molti liquidi, per cui è fondamentale andare a reintegrare tutti i liquidi che abbiamo perso. Soprattutto nel post workout è fondamentale per andare a reintegrare capire il tipo di sport che abbiamo fatto e il tipo di intensità, poiché sono molto differenti, cioè chi fa corsa non può reintegrare allo stesso modo di chi fa pesi in palestra. Ricordatevi che reintegrare nel post workout è fondamentale. Io vi consiglio, soprattutto per questo tipo di pasto, di farvi aiutare da un professionista, proprio perché in base al vostro tipo di allenamento vi andrà a indicare quali sono i cibi che sono migliori per il vostro reintegro. Se non andate a reintegrare in maniera corretta, il vostro muscolo non sarà così tanto performante per l'allenamento successivo. Ora vi dico un po' cosa mangio io nei miei post workout.
Se faccio un allenamento cardio da almeno 60 minuti, che sia corsa, che sia bici, nel post-workout assumo assolutamente dei carboidrati. In questo caso il mio piatto preferito è il piatto unico, tipo le poke bowl. Come carboidrati assumo un carboidrato che può essere del riso, nero, rosso, basmati, quello che volete, l'importante è che sia chicco lungo oppure la quinoa, di cui vado ghiotto. Come proteine generalmente ci metto un pesce magro, che può essere un pesce bianco oppure del tonno, in qualche caso anche il salmone, e lo vado ad accompagnare con dell'avocado, quindi metto la componente grassa o della frutta secca, e ci sono sempre delle fibre. Le fibre ovviamente sono la verdura e deve essere la componente principale, circa il 50% del nostro piatto unico. Possono essere broccoli, piselli, fagiolini, quelli che preferite. Come fonte proteica non snobbate mai neanche le proteine di origine vegetale, come per esempio i legumi, ovvero i ceci, le lenticchie, i fagioli, fanno molto bene al nostro corpo. La dose dipende molto dal tipo di metabolismo che avete, dalla vostra età e dal tipo di sforzo fisico che avete fatto. Chi fa una maratona non può mangiare la stessa quantità di carboidrati di chi ha fatto 5 km, quindi cercate anche qui di farvi guidare da qualcuno per trovare la giusta dose. Questo era il mio post-workout, ovviamente se l'allenamento è vicino ai pasti. Se l'allenamento fosse lontano dai pasti, quindi la mattina presto o il pomeriggio presto, ci vuole sempre anche un post-workout come una sorta di merendina. In questo caso di solito faccio un milkshake o un protein shake. Cosa vado a utilizzare? Dello yogurt, che sia yogurt di soia o yogurt greco, vado a mettere una banana e poi dopo vado a utilizzare, cioè, del latte vegetale. Il mio preferito è proteine al cioccolato, yogurt greco, banana e burro d'arachidi. Se invece il mio allenamento è meno cardio e più muscolare, quindi anche più breve, il post-workout cambia. In questo caso la dose di carboidrati si riduce, quindi nel mio caso dopo una corsa arrivo anche a 130-140 grammi di riso, in un post-workout muscolare vado attorno agli 80-90 grammi di riso. Per quanto riguarda la fonte proteica e la fonte, diciamo, di fibre, rimane più o meno la stessa cosa, quindi metà del piatto deve essere composta dalle fibre, per cui dalle verdure, e diciamo, un 25% da parte delle proteine. Può essere come prima del salmone, del tonno, dei legumi, del tofu, del tempeh. Nel post-workout sono perfette anche le uova. Le uova sono un'ottima fonte nutrizionale, soprattutto i bianchi contengono tantissime proteine, per cui mi raccomando, fatevi dei bei frittatoni, delle uova strapazzate, utilizzate le uova. E vi do un'ultima idea, questa invece per i più golosi. Uno yogurt fatto in casa con frutti di bosco che contengono pochi zuccheri e dello yogurt vegetale o yogurt greco. I frutti di bosco devono essere surgelati e li andate a frullare con lo yogurt per circa 30 secondi. In questo caso viene già fuori un bellissimo sorbetto. Se lo volete più gelato, lasciate in freezer circa 30-40 minuti. Queste erano le mie linee guida, ovvero su come io mi comporto nel pre e nel post workout. Ovviamente la mia alimentazione può essere diversa dalla vostra in funzione anche del vostro stile di vita e dal vostro tipo di allenamento. Come sempre vi ricordo di non improvvisare mai nulla, ma chiedere sempre consiglio a delle persone competenti. Sperando di avervi dato delle buone idee e dei buoni spunti per i vostri pre e post workout, ci vediamo alla prossima.